modelli da seguire, a volte anche impossibili, oppure quando si sono verificati episodi di bullismo per il proprio aspetto fisico. Concludo dicendo, con quello che ho detto anche all'inizio, è importante la prevenzione, è importante che ci sia educazione, sensibilizzazione, ma anche informazione. Soprattutto all'interno delle scuole ci sono tantissimi progetti che riguardano l'alimentazione già a partire comunque dalla scuola dell'infanzia. E soprattutto mi rivolgo anche ai ragazzi, se sentite il bisogno di intraprendere una dieta, un percorso alimentare, fatelo comunque affidandovi ad esperti e mai, non fate mai da soli. E quando al minimo segno di un cedimento, anche psicologico, di affidarvi comunque a persone che possono aiutarvi e darvi una mano per ridurre quelli che poi sono i sintomi e per portare avanti un trattamento adeguato alla vostra situazione. Grazie. Grazie alla dottoressa che, essendo così giovane, ha saputo parlare ai giovani in un modo vicino a loro, se non altro per motivi anagrafici. E le conclusioni al nostro carissimo dottore Parangiano. Dopo rimanete, se vi fa piacere, per il film. Io purtroppo mi scuso fin da adesso che non potrò vedere il film fino alla fine perché devo andare a lavorare, però grazie, mi ha fatto un piacere immenso stare qui e condividere questo momento di grande condivisione.